Pensavamo che il giorno non arrivasse mai. Pensavamo che anche questa regione potesse diventare casa nostra per sempre. Pensavamo che Alola ci potesse abbracciare fino al giorno della nostra morte. E invece no. Come per gli animali domestici, siamo qui per sopravvivere a un'altra regione. Siamo qui per celebrare l'addio ad Alola. Con l'ultimo episodio di Pokémon Ultrasole insieme all'afroamericano preferito di tutti, Gaetano, che ci ha accompagnato nel corso della nostra avventura. Bentornati sul mio canale di gaming, ultimo episodio di Pokémon Ultrasole. Prima di iniziare, ovviamente, lasciatemi un like e un commento. Nei commenti scrivetemi qual è stato il vostro momento preferito. E salutate Gaetano. Arriviamo non a 5, non a 6, non a 7, non a 8, non a 9, ma a 10.000 like, impossibile. Per l'addio di Alola. E vi dico già da adesso che ovviamente il prossimo gioco sarà o Pokémon Spada o Pokémon Scudo, ma proprio qui casca l'asino, cioè voi. Meglio scudo o spada? Quali sono le differenze sulle Pokémon nella storia? Fatemelo sapere voi nei commenti. Ormai siamo arrivati quasi alla fine delle nostre avventure Pokémon. Perché dopo spada e scudo c'è scarlatto e violetto e poi basta. Godiamoci questi ultimi attimi di felicità insieme ai nostri cari amici Pokémon. Quanto cazzo ci mancherai, Gaetano? Ma quanto? Tecnicamente dobbiamo fare tre cose, ma ne faremo solo due perché la terza non mi interessa, cioè quella di ribattere la Lega Pokémon. Non mi frega assolutamente un cazzo di niente. Le due cose che dobbiamo fare in realtà sono catturare Tapu Koko, Tapu Sborra e Tapu Kakka e fondere Solgaleo con Necrozma, che in realtà è la prima cosa che farei. Gaetano, mi mancherà cavalcare il tuo Tauros, mi mancherà volare con Charizard. In realtà questo gioco è iniziato nel peggiore dei mo... Ma scusa, ma sta parte non si può esplorare? Ah no, sì, sta parte qua che vedete blu è perché era il posto in cui è crashata. L'avevo esplorata, solo che poi ho fatto a botte con una tizia che ha usato mossa d'acqua e è crashata. Non ci sono più riandato, ma c'è uno strumento e basta. Vola Charizard per l'ultimo volo. Facciamo una cosa fondamentale. Entriamo qui, andiamo nel nostro box. Sepia, Necrozma e si sposta in team. Leva un attimo due coglioni, leva Mad, poi prendi Solgaleo. Tecnicamente si fa così, l'ho chiesto a ChatGPT, non sto scherzando. Leva Jake. Dovrebbe essere abbastanza semplice in realtà questa estrema fusione. Noi dovremmo avere tutti i necessari. I due Pokémon, la Necrozma Zite Zizze Zoz. Allora, Necro è Necrosolix, dispositivo che permette a Necrozma di fondersi. Ma quindi lo posso usare così? Eh? Usa sul Necro. Usa sul Solgaleo. Una fusione! Super Necro! Attenzione, abbiamo Super Necro. Scegli una mossa da sostituire con Astrocarica, non me ne frega niente. Oh, Ferro Scudo. Ok, mo che c'avemo Super Necro, non è in realtà terminata la situazione. Perché? Ti dico subito perché. Guarda che bello! Totale. Questo non è Ultra Necrozma, però. Questo è Necrozma Criniera del Vespro. Noi possiamo avere Ultra Necrozma? L'Ultra Necrozium, è vero. Allora, l'Ultra Necrozium, se tu lo usi su Necro, conferire al Pokémon il potere Z. Ah, attenzione! Ah no, ce l'ho solo dato, ok. Però la trasformazione è temporanea, quindi non è... Intanto riprendi. Non parlare con questo pedofilo. Non è una cosa che rimane, tipo lì, non è che ce l'hai. Tanto riprendi Ahmed. Cioè, io te lascio qua in mezzo ai leggendari. Tu sei leggendario vero. Comunque, ho catturato Zio Garde nell'episodio che si è cancellato purtroppo, però vabbè. Ok, prima cosa fatta. Io direi, ovviamente oggi, di usare esclusivamente Necrozma, perché tanto sti cazzi. Anche a livello molto inferiore rispetto agli altri, però è Necrozma, tu dici sti cazzi. Boh, noi dovremmo semplicemente andare a catturare i coglioni, i Tapu. Per catturare i Tapu, chiediamo a ChatGPT. Su Pokémon Ultrasole devo catturare i vari Tapu. Puoi farmi un elenco e dirmi dove prenderli? Grazie. Ci sono quattro Tapu. Er Tapu Koko, alle rovine del conflitto. Er Tapu Lele, rovine della vita. Er Tapu Bulu, rovine del raccolto. Er Tapu Fini, rovine della speranza. Va bene. Noi adesso siamo su Mele Mele, quindi dovremmo andare alle rovine del conflitto, che chissà dove cazzo stanno. In realtà c'è scritto. Allora, dobbiamo andare alla collina 10 gradi e poi da lì dovremmo riuscire a trovarlo senza problemi. Ultimo episodio di Pokémon Ultrasole, io ancora faccio fatica a crederci. Entriamo nelle colline della fregna. Ok, colline 10 gradi. La fica è in culo. Ma che sto a dire? Sono pazzo. Vai a capire dove cazzo sta. Ah no, mi serve Tauros. Sempre e comunque. Tauros, tu sei stato preso per il culo subito immediatamente, ma in realtà sei molto utile. Dobbiamo andare nella parte nord, quindi secondo me se girava da qua, ma non si poteva usare Tauros perché ovviamente è obeso. Non era qui. Oppure sì? No. A posto, dai. Eccoci qua, l'uscita del tempio. Caldera recondita? Ah, forse sì, che era qui che si saliva in alto. Una roba del genere. Potrebbe essere qua sopra? Oh no, do cazzo sta. Ma tra l'altro, ma noi ci siamo andati dentro sto tempio? Ma io mica me lo ricordo. Non mi pare sia qua. Questo è un posto chiuso, torniamo indietro. Alla ricerca dei Tapu. Lui mi dice parte nord. E per lui intendo ChatGPT. Ah, ed è qua, era sopra, certo. Ah, no, qua c'era la sborra. Dove cazzo è il Tapu Bulu? No, è il Tapu Koko. Tapu Koko, dove cazzo sei? Ma qua è terminato. Dai, non mi fanno a vedere su YouTube. E qua so ah, no, qua sotto era il mare, che c'era il tizio strano.
cos'è? Sì, ma dove cazzo è? Ah, ma no, ma devo andare. Ma sono un pezzo di merda. Ma devo andare al sentiero malato. Tempio del conflitto. Ma là che cazzo dice c'ha GPT? Ma perché mi dice la parte nord della collina 10 gradi? Poi gli dici dove cazzo state? Dice da un'altra parte. Imbecille, mai fidarsi dell'intelligenza artificiale. Se credono furbi, ma sono solo dei coglioni. Sto arrivando, Tapu. Sto arrivando, Coco. Continui sul ponte, osso sospeso, osso. E tecnicamente dovresti avere la fica aperta. Tempio del conflitto. Tapu Koko, sono arrivato. Ma non c'eravamo mai entrati? Oh sì, non mi ricordo, sai. Sai che non mi ricordo se c'eravamo entrati? Può essere sì o può essere no. Ah sì, certo. Tapu Koko. Vai davanti qui e lo evochi. Crashato. Oh no, no ma... Gaetano tocca la statua di pietra. Gaeta, che cazzo tocchi il pisellone? Coco. Mo esce Coco, Bandicoot. Senti che musica. Tapu Koko, finalmente io e te. Ma se catturi tutti i Tapu, cambia qualcosa, non cambia niente. Necrozma. Oh, Necrozma contro Tapu Koko. Lo scontro finale. Elettrogenesi di Tapu Koko. Ma che cazzo ce ne frega? Ma guarda che belle chiappette che c'ha Necrozma. Ma vedete che accade il cazzo che la Velox Ball funziona solo nel primo turno. Ma io vi devo ricordare quello che mi avete detto nel corso delle 65 serie precedenti, cioè che le Velox Ball vanno bene per i primi 10 turni. Senti una cosa, mi fai vedere Ultra Necrozma? Guarda, ultra esplosione. No, ma mi sa che lo ammazza. Ah, lo attivi e gli fai una mossa. Astrocarica. Necrozma emana una luce abbagliante. Ultra Necrozma contro Tapu Koko. Ovviamente stiamo per riavviare. Santo Dio. Ma pensate, avesse 13 anni e avere questo mostro. Penso che lo distrugga. Mi sa che è il Pokémon più forte della storia dei Pokémon. No, non gli è levato un cazzo. Ira della natura. Non ci stiamo capendo. Non ci stiamo capendo. Perché crashano? Pensa se ora crashano tutti i Tapu. Ogni attacco che fa il Tapu Koko crasha? Spero di no. Fai a notte sferza. Ah, ma quindi rimane così lui? Quindi fai astrocarica. Top sarebbe poi paralizzarlo. Ok, benissimo, va benissimo. Ma perché sono velocizzato? Sono fuori da capoccia? Perché sta per crashare, tu mi dirai, certo. Ultra Necrozma, grazie mille. Pensa se non avessi portato Jessico, sarei stato un genio. Bravo, Necro. Rientra, scarica. Bravo, bella mossa, GG, dai. Non sta crashando, benissimo. E gli fai tuo onda nel chill. Dai, Tapu Koko, levate dal cazzo. Perché non l'ha fatto? Non è efficace su Tapu Koko? Non ho letto, vorrei rifarlo. Fa un paio di dribbling alla Lionel Messi. Mi sa che non lo puoi paralizzare. Non ha effetto. Forse perché era campo elettrificato. Vediamo senza il campo elettrico intorno. Magari era per quello, eh. No, a posto, perfetto. Vabbè, dai, e che te devo dire? Se comincia. Ma quante ce n'ho? Ce n'ho pochissime. 106 basteranno per 4 stronzi. Ne tiriamo un paio. Non velocizzate. Poi cominciamo ad indicare col dito magico. Uno. A posto. È il momento. È un bel problema. Ari, eccoci. Vediamo se riusciamo a catturarlo con una Ultra Ball velocizzata con indicazione. È letteralmente pre... Dobbiamo toglierci dal cazzo questo coglione il prima possibile. Perché se continua a crashare io mi incazzo. Perché a parte che... No, frate, stiamo qua fino a domani mattina. Non è molto efficace, io ti uso ricarica totale. Devi resistere, Necro. Non ho visto prima che con che mossa è crashato. Allora, se continua a crashare ovviamente utilizziamo Master Ball e ci leviamo dai coglioni questo coglione. Per forze superiori, anche se non vorrei. Ma qua è dura, È Tapu Koko, scio da Pokéball. Finché non crasha a me va bene. Frate, che ne devo catturare altri tre. Già l'una sono le 13 meno 3. Sto video deve uscire fra un'ora e mezzo, uscirà ai 4. Prosti cazzi, dai. Tapu Koko episode. Frate, questo non entra mai. Questo non entra letteralmente mai. La regala il sogno. Regalaci il sogno. Entra qui dentro. Frate, ma non ne fa neanche uno. Meno male che Ultra Necrozma è un ultra necro. Altrimenti qui. Uno. Difficilissimo, frate. Ne sa che dobbiamo fare un paio velocizzate. Un paio velocizzate, frate, te fidi di me. Te fidi che sfrutti il glitch? Ora voi mi direte che è un caso, ma non è un caso, frate. Secondo me non fa in tempo. Lo fa talmente veloce che nel gioco non velocizzato è come se ne facesse uno, ma in velocizzato ne fa tre. E quindi lo catturi con molta più probabilità. Sono convinto di questa cosa. È tipo un bug. Registrato un Pokémon nume locale. Ma che è? È considerato un nume protettore. Ma che vuol dire nume? Se si offende monta su tutte le furie e non esita ad attaccare Pokémon ed esseri umani. Vai, box, coglione. Ok, il primo è andato. Qualche frase? Infatti Ertapium Z. Quindi diventa tipo gay anche lui. Perfetto. Ok, abbiamo preso il primo. Salvato tutto. Se torna indietro. Secondo obiettivo del giorno. Tapulele, detto Emanuele. Aero Charizard. Dovemo andare sull'isola di Akala. Rovine della vita. Dove cazzo erano? Il tempio della vita. Quindi ci sono i vari tempi, quindi sulle varie isole ci sono questi Pokémon protettori. Quindi noi stiamo letteralmente togliendo i Pokémon protettori dalla protezione di Alola. Vabbè, qua velocizza un attimo. Come si faceva? Immagino così e se vola. Tapulele, detto Emanuele. Sei tu il secondo. Tocca di nuovo il cappellone di pietra. Lele ci sta chiamando, anzi sta chiamando se stesso.
veramente una delle cose più brutte che io abbia mai visto nella mia cazzo di intera esistenza. Non mi so curato. Psicogenici. Hanno tutti questi poteri strani. Allora, in realtà, purtroppo, come prima cosa che dobbiamo fare è curarsi. Ricarica totalmente Necrozma. Forza lunare. Cioè, frega assolutamente un cazzo. Prova a strocarica Super Necrozma. Ultra. Iper. Mega. Impossibile che lo ammazzi. Va bene, si sbaglia per imparare. Ho cambiato tecnica e si manda subito Jessico, perché si fa immediatamente tua onda. Non è che non possono essere paralizzati questi Tapu Koko? Cioè sono contro la disabilità? Perché attacca prima lui? Quanto cazzo è veloce questo coglione di merda? Torna a casa, deficiente. Attacco speciale diminuisce, può essere buono, perché noi lo fulminiamo fra pochissimo. Ma scusa, ma Tapu Koko che tipo è? Ah, elettrofolletto. Tapulele, te stai per più un fulmine in bocca, fulmine in faccia. Non ucciderlo. Straordinario, ne puoi fare un altro. Fai una mossa che non ci interessa, forse ci interessa un pochino. Tu fai un altro fulmine e non lo ammazzi. Vabbè, per me va bene così. Cominciamo con le Ultra Ball. Lo cattureremo alla prima velocizzata, vediamo. Ripeto che secondo me non gli dà tempo di capire. Invece ha capito. Guarda, cioè, non è possibile che non velocizzato ne fa uno, velocizzato ne fa almeno due. È proprio il gioco che non capisce, è tutto stunnato. Guarda, zero, zero. Cos'è vuol dire zero? Vuol dire che sta proprio lontano. Questo rimane paralitico. Tu velocizzi, Ultra Ball. Guardi così. Va bene. Oh, frate, ma sei paralizzato solo quando cazzo te pare? Devi entrare. Entra dentro la Ultra Ball, ti prego. Mandaci dai tuoi fratelli lontani. Ma poi li possiamo unire? Fondere in Ultra Tapu? Uno. Se velocizzo mid? Velocizza mid? Sì, non è stupido. Paralizzato per il sesto round di fila. Mai successa questa cosa su un gioco Pokémon? Appena far primo velocizzi. Questa è la tecnica, fratello, fidi. Ne fa uno e velocizzi. Uno. Velocizzi. Sembrava preso. Non avevamo capito. Jessico è confuso, non ci interessa. Pensa se si colpisce da solo perché sbaglio a lanciare una Ultra Ball. Velocizzalo. È nostro, letteralmente. Niente. Senza fermate, ma. Oh, quanto ci ha messo? Ma quanto ci mette? Ma ci stai pensando? Zero, GG, dai. Forza lunare è andato Jessico. No, se gode. L'ultima velocizzata per Jessico. Ma perché ci mette così tanto? Coglione di merda. Va bene, è andato. Cazzi tua, perché mo te becchi Ultra Necrozma. No, no, senza Ultra, solo Necrozma. Qual è la percentuale di cattura? Ora lo chiedo a ChatGPT. Cioè, da cosa dipende il fatto che ne fa uno? Niente. Dai, fratello, prego. Se entri, ti do 25 euro. Vabbè, non li vuoi. C'è sta, dai. Un paio di Ultra Ball velocizzate per godere. No. Mazzi. No. Oi. Sti cazzo di Tapu che crashano. A caso. A caso, crasha a caso. Perché mi devi dare fastidio l'ultimo episodio? Dimmi perché devi darmi fastidio. Mandaci a casa, no? Mannaggia al cazzo. Facci fermare. Ma qui che succede? Qui cosa sta accadendo? Da quant'è che non sta registrando? Non è una cosa che voglio sapere. Ma che ha fatto? Ho sbagliato. Ira della natura crasha. La difficoltà del Tapu è che ha una tutti hanno una mossa che fa crashare il videogame. Vedo altri 5 crash. Al sesto uso una Master Ball. Stai giocando veramente con la mia pazienza. Il problema è che se tutti hanno una mossa che crasha, frate. Questa qua quanto te pare. Ma una Master Ball non ti aiuterà. Entra subito, te prego, frate. Sta mossa di merda, perché mo crasha con sta mossa? Ah, c'ho la soluzione, dai. La soluzione è abbastanza semplice. Animazioni. No, questa è la soluzione. È veramente strano Pokémon senza le animazioni. Non capisco un cazzo. Ma l'animazione della Pokéball c'è? Ok, almeno quella dici. Frate, però devi entrare. Allora, mo abbiamo capito che basta levare le animazioni per non farti crashare. Mo entra lì dentro, ti prego. Traffanculo, coglione di merda. Coglione, 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 coglione. È il Pokémon protettore di Akala. Sparge luccicanti nuvole di scaglie che curano le ferite di esseri umani e Pokémon. Pensate che è utile. Airbox. Meno due. Guarda, se uno deve bestemmiare l'ultimo episodio perché tu decidi, videogame, decidi che ti eri curato con le mosse d'acqua perché a un certo punto ha smesso di crashare. E poi immediatamente dopo l'ultimo episodio deve crashare per ira della natura di Tapu Lele, detto Emanuele. Isola de Ula Ula. Er Tapu Bulu su Ula Ula. Sarà sempre il solito tempio. Tempio del raccolto. Ah, non ci si può arrivare. Guarda Teo, manco er coso per volavo. Sa che stupido. Er Tapu Bulu. Oh, te levi? Qua. Credo. Ah sì, qua passavamo. Perché qua è chiuso? Non ho mai aperto questa roba. Sì, incredibile. Senza senso. Hai diritto a un regalo. Quale vuoi? Acqua fresca e acqua normale. Andiamo alla fresca, oh. Ma che sei? Quelli che ti vendono. Poi mi chiedi 3 euro? Dai, dai, cazzo, ti prego. Via, via. FIFA Sfera. Non ci interessa. Ha cambiato nome. Si chiama EAFC. Allora, qui non ci siamo incredibilmente. Parlo a fare. Qui non ci siamo incredibilmente mai stati. Ah, ma se puoi esplorare. Le lotte addirittura. Oltre i cieli. Ah, no, non è una lotta, pozione max. Allora, che cazzo stai a fare qua tu? Vuoi dare dell'acqua? Sì, dagliela! Glu glu glu! Mi ha rinfrescato dalla testa e piedi, mi hai salvato la vita. Non riuscivo più a camminare, stuff. Oh no, cos'è? Un evento canonico? Che succede?
Questo è il mio stufful. Ti è letteralmente svoltata la vita? Ti sei preoccupato perché non mi vedevi tornare e sei venuto a cercarmi? Come ti ha trovato? Devi averti seguito quando hai aperto la porta. Ma quale porta? Grazie, prego. Ora rientriamo. Fine della missione secondaria. Boh, ho fatto una missione, vabbè. Questi qua servono a qualcosa? Assolutamente no. Qua non c'è niente, possiamo tornare indietro. Cioè, quello era bloccato nel deserto. Evitiamo questi Pokémon inutili. Ovviamente troppa larghezza. Si vede niente. Sto continuando ad andare ovviamente a caso fin quando non troveremo il tempio. Te che dici? Che cazzo fai? Sono l'ombra di me stesso. Come un mucchio di cenere è rimasto dopo che il fuoco si è ormai estinto. Non me ne frega niente. Sol Sol, è inutile che mi sovviene il nome, ma so che ricordo il sole. Dov'è quel Pokémon? Sol Rock vuoi? Ti vuoi Sol Rock, fratello? Non te lo do Sol Rock. Rimani lì a brainstormare a capire che la vita è finita perché non trovi più il tuo Sol Rock. Quante missioni secondarie ci sono in questa zona? Ma poi è dispersiva al massimo. Ma che è? Frate, ma stiamo a fa avanti e non sto a capire, giuro. Sto veramente capendo. Ah, eccolo, massa che ah no, questo è un altro cristallo Z. Quindi non l'avevamo presi tutti. Dove cazzo sei? Tapu Bulu. Io nel dubbio vado sempre verso l'alto. Guarda come mi insegue quel coglione. Sempre verso l'alto. Eccolo qua, infatti. Tempio del raccolto di marijuana. Oh no, di nuovo. Ah, è giusto. Easy. Facile. Tapu Bulu. Ovviamente non andiamo assolutamente a riattivare le animazioni perché non abbiamo la minima intenzione di continuare a bestemmiare su Pokémon Ultrasole il 3 ottobre 2024. Mazza che pirz. Ma è Panetti. Erbogenesi. È letteralmente Panetti con il suo fottuto CBD. Ovviamente tu non so che tipo è. Erba folletto. Cazzata Zen. Ciucciacelo. Che è paralizzato. Buono. Fulmine non dovrebbe essere super efficace, quindi lo possiamo utilizzare senza problemi. Ok, non è molto efficace. Ira della natura sarebbe crashato il videogame con Ira della natura. Altro fulmine. Ok, fatto. Paralizzato. E ora qui. È ora o mai più. Tanto sono sempre quelle 10 ultra ball che gli devi tirare. Quindi in realtà lo lasciamo velocizzato all'infinito. Fammi così. Facci il favore, Tapu Bulu. Ah, ce l'hai quasi fatta, per favore. Continua a farcelo, dai, te prego. Dai, non renderci la vita troppo complicata come i tuoi fottuti fratelli. Dai, che c'ho fame, devo editare, devo fare un botto di roba io, eh. Mazza quanto mi torta, coglione, ma come cazzo ti permetti? Via dal cazzo, deficiente. Gli dovrei fare un po' di danno. Ma come glielo fai così poco danno? Ma con niente glielo fai così poco danno. C'ha 17 livelli di meno, qualsiasi. Come lo tocchi questo esplode. È fair tumore, Bulu. Dai. Sta recuperando della vita. Che fai io forbice X che non lo ammazzi? Ok, buono. È il tuo momento. Frate, ma non ne fa neanche uno. Che poi non ho capito perché ha recuperato la vita. Godo, coglione. Scusate se lascio velocizzato, ragazzi, ma tanto comunque. Oh, Tapu Bulu. Catturato. È considerato un Pokémon protettore, ma niente, senza pietà tutti quelli che considera nemici un mostro. E anche lui è stato catturato e ne manca ufficialmente uno solo. Manca solo una cosa da fare e poi saluteremo per sempre Alola, Gaetano e tutti i nostri amici. Tapu Fini, detto che è pequeño. Isola de Pony, tempio della fica. Possibile che è questo? Vediamo. Ma... vediamo. Sembra di sì. Che è già abbassato. Che era abbassato. Er Tapu Fini. L'ultima cosa che andiamo a fare su questo videogame. Nebbiogenesi. Cos'è? Spettro? Acqua folletto. Ma come acqua folletto? Fanghiglian, ci interessa. Tuon onda. Che cosa? Non si può paralizzare. Buonissimo. Questo lo ammazza, no? 100%. Idropompa. Ci sta. Minchia, se lo ammazzi, frate. Anche meno, te prego. È imparalizzabile, Tapu Fini. Vabbè, fagli il forbice X. Non gli levi niente, vabbè, spamma. No, che è sta cosa che riprende vita? Oh? All'infinito? All'infinito, frate. Ora lo posso fare tu un'onda che se n'è andata la cosa? Sì, ok. Era quella cosa sborrata strana. Però se riprende vita all'infinito. Un altro glielo puoi fare, non lo puoi ammazzare. Ah no, frate, manda Necrozma. Lancia Ultra Ball. Lui ricontinuerà all'infinito a prendere vita. Poi gli farei un attacchino. Paralizzato, non ce ne frega niente. Sto per usare la Master Ball, frate, te lo dico. Sto per terminare la serie con una. Ma secondo me questa serie merita di terminare con una Master Ball. Lo merito io, lo merita il gioco, lo meritate voi. Lo merita Tapu Fini. Lo merita letteralmente qualsiasi persona che vi venga in mente. Che questo gioco termini con il lancio della Master Ball. La Pokéball d'eccellenza. La Pokéball infallibile. La Pokéball con la M sopra e due tettone ai suoi lati per Tapu Fini. Ed è l'ultima cosa che andiamo a fare ad Alola. Addio Alola, è stato bello essere qui con te, è stato bello bestemmiare, è stato bello farti crashare. Tutti i Tapu sono stati catturati. Protettore dei Pony ha il potere di controllare i flutti. Vive in una fitta nebbia, venerato e temuto allo stesso tempo. No, niente soprannome. No, non aggiungere la tua squadra, ti prego. Ma invia i box. Cioè tu li catturi tutti e quattro e non cambia nulla. Ah, eccola Lilia, era dal professore, io volevo venire qui a salutare. Ciao Gaetano, come stai? Ormai conosci la potenza delle mosse Z? Sì. Da dove mai verrà il potere delle mosse Z? E che ne so, questo è stato uno dei miei temi di ricerca principale.
principale. Tutto parte dal supercerchio. Ma perché ci stai dicendo cose che sappiamo? I membri dell'ultra pattuglia ci hanno spiegato che in un lontano passato Necrozma ha perso una parte del suo corpo. Se rivediamo le nostre teorie, verrebbe da pensare che le pietre lucenti non sono altro che pezzi del corpo di Necrozma. Holy shit. Vorrebbe dire che stando con te Necrozma ha ritrovato una parte del corpo che aveva perso. Merda, era disabile. Anche se è solo una supposizione, una cosa è certa, che sei davvero un allenatore formidabile. E anche Necrozma lo è, lo so. Ho parlato con Acromio, mi ha detto che puoi dare a Necrozma la luce di Solgaleo. Già l'ho fatto. Ciao professore. È stato un grande piacere. Signori, insieme ai nostri personaggi preferiti manca Au, perché non lo è. Io vi ringrazio. Finisce qui Pokémon Ultrasole. Non so se questo video uscirà oggi che è 3 o domani che è 4. Ora vedo se riesco a editarlo. Grazie mille a tutti. È stata un'avventura straordinaria in quel di Alola. Abbiamo incontrato Pokémon straordinari, vissuto avventure incredibili insieme a Gaetano, al professor Kukui, a Lilia, a tutti gli altri, ma soprattutto a voi. Noi ci vediamo o settimana prossima o quella dopo per l'inizio di Pokémon o Spada o Scudo. Devo decidere. Fatemi sapere voi quale preferireste. Io vi ringrazio. Termina qui l'avventura da Alola. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo Alola.